buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteram, un'ora insieme per analizzare un momento in casa biancorossa che quantomeno potremmo definire di passaggio da un'era che si chiude, quella di Lamberto Zauli, ad una che di fatto si è aperta ufficialmente ieri sera, ma che questa mattina ha avuto il suo concretarsi ed è quella di Guido Ugolotti. Di fatto è la quarta gestione tecnica dell'anno, il terzo allenatore dell'anno, con un Teramo uscito ieri sera con le ossa rotte dalla trasferta di Fano, una partita in cui il Teramo è stato davvero imbarazzante per pochezza, nemmeno un tiro in porta per impensierire quella che era ed è ancora l'ultima della classe, ma che adesso è a tiro proprio del Teramo, a meno uno. E poi sentiremo, faremo un po' una cronistoria di quello che è accaduto da ieri pomeriggio alle 18.30 fino a questa mattina, di fatto, quando c'è stata la presentazione ufficiale di Guido Ugolotti, nuovo tecnico del Teramo. A proposito di tecnico, lo saluto, lo ringrazio e soprattutto gli faccio i complimenti, perché qualche giorno fa, il 31 gennaio, lui e due altri stimati tecnici come Tribuiani e Giorgini sono stati premiati dal presidente del CONI Malagò per insomma, i meriti sportivi. Do una buona serata ad Antonio Luzzi. Ciao mister. Grazie per aver ricordato questo mio dovere. Dovere anche perché insomma, immagino che sia stato un riconoscimento che ti ha fatto piacere. Una riconoscenza che penso di meritarmi, non da presuntuoso. Allora, andiamoci a vedere un attimo i numeri. Intanto vi ricordo che potete scrivere al numero che già vedete in sovraimpressione, ma che conoscete oramai a memoria, 392-237-060. Vediamo la classifica più che altro, non tanto intanto inseriamo il 2-0 di ieri sera, perché sono 19 i punti del Fano e non 16, ovviamente. C'è stato la vittoria della formazione di Agatino Cuttone, quindi togliamola questa schermata, Maurizio, e correggiamola ovviamente per farvi vedere insomma che adesso la situazione, se era grave, mister, adesso si fa gravissima. Innanzitutto, prima domanda: ce la farà Ugolotti a tirare fuori il Teramo da queste sabbie mobili? Beh, io glielo auguro, perché tu lo conosci? Ma io me lo ricordo quando allenava la Primavera della Roma, quel periodo là, insomma, che noi, io stavo quel periodo a Francavilla. Però poi lui è di Massa, no? Un toscano. Sì, di Massa, un toscano. Poi ha avuto anche un grosso passato da calciatore, e, insomma, c'ha tutte le credenziali per poter allenare il Teramo. Eccola qua, adesso è ha allenato anche squadre superiori come, diciamo, come il Teramo. Quindi senza dubbio un allenatore molto esperto che ha lottato molte volte anche con squadre in retrocessione e le ha salvate. Speriamo che faccia questo miracolo anche a Teramo. Oh, io ti faccio una domanda. Anche un saluto, diciamo, da collega a Zauli, perché non è stato fortunato. Ecco. Oh, a proposito di Lamberto Zauli, perché sì, la sua è stata una parentesi doppia, peraltro tra poco avremo un collegamento per spiegarci un po' quella che è stata la mattinata con il nuovo tecnico del Teramo. A proposito di Lamberto Zauli e di Alec Bolla, che ci scrivono forse è stato esonerato prima dell'incontro con il Fano, diciamo che è sembrato di rivivere un po' il post Teramo Modena, cioè non va via solo l'allenatore, va via l'allenatore e il direttore sportivo o direttore tecnico in questo senso, ma di fatto l'uomo che ha fatto il mercato così presto rispetto alla rispettiva chiusura del mercato, sì, perché lì eravamo dopo 4 giornate, qui mi pare che insomma un po' di meno, però insomma è strano. Poi ci capita sempre Zauli, sì. Però sì, l'analogia, cioè, effettivamente. Però evidentemente è una punizione probabilmente a come si sono sviluppate le mosse del mercato del Teramo, o no? Ma qua dobbiamo andare alle origini per spiegare bene la situazione, perché la scelta, il progetto fatto da Campitelli
diciamo, è stato fatto con la coltivazione di Lupo e di Zauri, no? La scelta del mister l'ha fatta il presidente, come l'ha fatta sul Lupo, no? Sì. Ora, bisogna starci dentro per sapere tante scuciture di come, diciamo, erano i rapporti e come il progetto doveva svilupparsi. Se era un progetto di puntare ai playoff, come il presidente forse intendeva il suo obiettivo, o se era per una media classifica o per salvarsi. Perché dalla campagna acquisti fatti vuol dire che è stato un fallimento iniziale. E non è che lo devo scoprire io, perché poi ha comprato altri giocatori, ha rifatto una squadra di nuovo, vuol dire che qualcosa all'inizio si è sbagliato. Ora, dare tutta la colpa al Lupo mi sembra un po' generoso, perché io, il presidente Capitelli, all'inizio disse che il maggior colpevole era Lupo e Zauri, no? Della campagna. In questo senso sono Lupo e Bolla. Sì, però dopo il problema è che quando Zauri è tornato dall'esonero ha detto: no, guardate ragazzi, che la squadra l'abbiamo fatta io, Lupo e il presidente. Quindi qual è la verità? Cioè tu dici che il presidente all'inizio sostanzialmente è stato molto condiviso, no, fino al momento delle responsabilità in cui Capitelli si tira fuori, sì, e di fatto però poi Zauri praticamente lo contraddice quando in televisione, alla conferenza stampa che fece quando arrivò la seconda volta, disse: guardate che la squadra l'abbiamo fatta in tre. Sì. Invece quell'intervista fatta in tribuna, mi sembra che c'eri tu con Di Francesco, no? Chi è che fece quell'intervista? Sì, sì, sì. E mi sembra che là Lupo disse che era da condividere. Sì, o hanno no? Sempre... Te lo ricordi? Hanno sempre, insomma, tutti i protagonisti sia del mercato estivo hanno sempre detto: è stato un mercato all'insegna della condivisione. Cioè tutto, sì, quello che è stato fatto, sì, è stato fatto perché è stato pianificato e condiviso, bravo, da tutti, bravo, i partecipanti. Però ti faccio una domanda. Sì. A questo punto, visto che le liste sono chiuse, che il mercato, che la squadra sarà questa, adesso giova questa cosa, dà maggiore forza alla società o comunque, insomma, resta un po' fine a se stessa, magari solo per aumentare qualche veleno, qualche stilettata? E tra un po' vi dico che ne sentiremo un po', eh? No, io dico che i giocatori, poi diciamo l'ultima fase, pochi giorni fa, in intervista il presidente era contento che aveva trovato una squadra che era, diciamo, che combattiva per Fano, che, per la panchina, di salvare la panchina Zauri. Ma a me mi è sembrato tutto il contrario, perché meno male che volevano salvare Zauri questi qua, perché non hanno fatto un tiro in porta. Quindi a me mi sembra strano che hanno giocato per Zauri, perché non è che hanno giocato contro il Padova o contro la prima della classe, il Venezia, giocato però, con la squadra sotto, scusami, di noi. Sì. Però c'è anche da dire una cosa, un, sì, presidente o comunque una figura apicale, quando il tecnico è ancora in sella, non è che si può mettere a delegittimarlo ogni giorno. Sì, però cioè, è giusto anche che difenda, altrimenti... Io, il progetto iniziale è stato sbagliato, perché se io fossi stato in Lupo o in Zauri e non mi piaceva la squadra, dicevo: benissimo, grazie presidente, questo è il contratto, me ne andavo. Cioè me ne sarei andato. E invece hanno accettato tutte e due, diciamo, di allenare pur di lavorare, e quello è stato lo sbaglio maggiore. Però il presidente, avendo saputo degli esoneri di Zauri e coi tifosi che non hanno gradito già dall'inizio l'accesso di questo nuovo tecnico, perché hanno visto il palmarès che aveva diciamo degli esoneri, la piazza non l'ha accolto con tanto entusiasmo all'inizio, ecco il problema. Ti riferisci a Zauri? Sì, perché se avesse preso un nome di categoria, tipo Ugolotti da adesso, oppure Pagliaro, oppure che ha preso... Che adesso, è andato ad Ancona. Che è andato ad Ancona. Cioè uno di navigato di tanti campionati anche lì. Cioè, avrebbe fatto tutto un altro programma, no? E quindi il tifoso sicuramente accettava di più. Però c'è anche da dire una cosa, ti interrompo, altrimenti poi il discorso va avanti per una strada differente. È vero che
o meglio, non è poi così vero che la piazza non l'abbia accettato dall'inizio, sì, però in 12 partite neanche una vittoria, neanche si può pretendere da una piazza che le si perda tu tutte. Tu stai correndo troppo, io sto dicendo dall'inizio, la piazza non era molto contento di questo nome, diciamoci la verità, si aspettava un nome, sai, dopo Vivarini, il presidente aveva ambizioni, pensavano di poter fare i playoff, quindi ci voleva un altro collaudato. E non so se Lupo era tanto d'accordo su Zauli. Lupo mi sembra avrebbe voluto Pea. Pea era un allenatore diverso che la piazza l'avrebbe accettato di più. Quindi se prendi Trapattoni, faccio un esempio classico, e perde 5 partite, 6 partite di seguito, avendo un curriculum, insomma, un passato così, viene anche supportato, dice beh, però dopo tutto è un grande allenatore. Ma quando uno di media... Senti, mister, però tu sei stato un allenatore, peraltro anche premiato, ma dopo 12 partite ti è mai capitato e non quello vincere neanche discorso, una? No, quello è un discorso meritava, fondamentale, no, perché nel calcio contano i risultati. Meritava le sono, però lo sbaglio l'ha fatto il presidente senza riprenderlo Zauli, perché se non aveva fiducia quando l'ha esonerato, doveva capire che, cioè, quando io prendo un allenatore, parliamoci chiaro, non è che lo prendo perché me lo dice il procuratore o l'amico del bar. Io un allenatore nel programma Progetto Societario chiamo a te e ti dico osservatore, vamma un po' a vedere quell'allenatore come lavora una settimana, poi ci mando un altro osservatore, poi ce ne mando un altro, faccio una cernita di 5-6 allenatori che rientrano nel mio progetto e dopodiché valuto con i miei occhi quello che vale quell'allenatore, se si rapporta con i giocatori, se è un tattico, se è un meno tattico, è uno che, diciamo, che lavora più sulla fisicità, ecco, avere un'immagine di quello che devo prendere. Non si prende un allenatore così perché ha fatto un campionato l'anno prima bene, senza sapere come gioca, diciamo, e come tratta i giocatori e come vive lo spogliatoio. Ecco, questa è la prima cosa che bisogna fare, vedere, fare l'analisi di chi prendi, sia il manager e sia gli allenatori. Dopodiché parti. Invece così non è stato. Perfetto. Adesso paghiamo le conseguenze. Ci andiamo ad ascoltare, intanto che scorrono i messaggi, chi vuole bene al Teramo non dice Campitelli va via, chi dice questo può anche non venire allo stadio. Quartiglia vattene docet, in effetti c'è un più di un fondo di verità, però ci andiamo ad ascoltare le parole del neotecnico del Teramo, perché poi abbiamo un collegamento e faremo anche un po' il punto della mattinata dello stadio Bonolis. Ugo Lotti. Mister, in conferenza stampa un passaggio fondamentale del suo arrivo a Teramo ci ha colpito. La rabbia per essere stato fuori dal mondo del calcio per qualche mese. È questo l'ingrediente che porta Guido Ugo Lotti a Teramo? Beh, è anche questo, nel senso che io non mi sono mai spaventato delle situazioni, perché quando un allenatore sta fuori è normale che spera sempre di essere chiamato in situazioni più semplici, ma quando le situazioni sono semplici non si cambia l'allenatore, si va avanti con gli allenatori che si subentra in situazioni difficili, in situazioni che sulla carta possono essere molto complicate, tante volte si riesce a dare una svolta, tante volte non si ci riesce. La rabbia che uno porta è del fatto di rimanere fuori, perché uno ha piacere a fare questo mestiere, di conseguenza quando non vengono i risultati e quando uno squilla il telefono, noi viviamo di questo, viviamo di conseguenza, uno cova dentro, va a vedere partite, cerca di documentarsi, però poi alla fine ti manca il campo e poi devi andare sul campo e cercare di dare quello che tu pensi, quello che vuoi trasmettere a questa squadra. E questa situazione quanto complicata è? Ma sulla carta è abbastanza complicata, la classifica la parla chiaro, questa è una squadra che in questo momento ha una partita in meno, però è penultima, la zona salvezza è lì a pochi passi, ci sono tante partite da giocare, partite difficili, a partire dalla prossima in casa col Sul Tirol, di conseguenza c'è da... sulla carta può essere un'impresa, però il calcio è bello per quello, perché riserva mille sorprese, io mi auguro che questa sia un'avventura a lieto fine. Ci vorrà un Ugo Lotti più fine psicologo che fine stratega, almeno all'inizio? No, c'è da lavorare perché questa squadra deve giocare su dei ritmi diversi, se ha le capacità di poterlo fare, deve mettere in campo un po' più di rabbia, deve essere più aggressiva e di conseguenza c'è da lavorare. Poi se sono, magari fossero solo problemi mentali, cioè nel senso che uno va, parla con i giocatori e si risolve la problematica. No, tante volte c'è da fare dei risultati, i risultati sono la medicina migliore. La rosa l'ha vista, la conosce parzialmente, come la giudica? Adatta per un obiettivo come quello della salvezza? Io penso di sì, altrimenti non avrei accettato.
Ecco, queste le parole di Ugo Lotti. Nel frattempo poi abbiamo rivisto in copertura anche alcune immagini della partita di Fano. Prima di fare il collegamento, ti faccio ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera dopo la partita e prima dell'esonero di Zauli con Lamberto Zauli, appunto. Nel momento, precisazione cronologica, nel momento in cui lo intervistiamo, la dirigenza non gli ha ancora comunicato l'esonero. Lo ascoltiamo. Mister, adesso che succede? Altre partite, c'è un obiettivo da raggiungere, non contano chi ci sarà, chi non ci sarà, conta il Teramo, e quindi il futuro è quello di una squadra che lotterà fino alla fine sicuramente per arrivare a una salvezza, che può essere senza play-out, con play-out, ma tutti questi ragazzi sono strasicuro che lotteranno fino alla fine per ottenere la salvezza. Ecco, il Teramo ha mostrato grandi difficoltà in fase di impostazione. Sì, beh sì, rispetto a quello che questa squadra era abituata a fare, c'è stata un'aggressività del Fano, una partita molto sporca, ce lo siamo detto dall'inizio, era una partita dove una spizzata come è successo, una palla sporca, io non ho contato grandi occasioni da gol in questa partita, la fisicità loro davanti ha fatto la differenza in quell'azione, sono passati in vantaggio e su quello si sono portati a casa una vittoria molto importante. Prima ha detto a prescindere da chi ci sarà, lei ci sarà? Ma io... Questo è un gioco che tutte le volte mi chiedi, cioè allenatore dei risultati, io sono uno che ha fatto calcio e sta lottando per un obiettivo importantissimo, insieme a dei ragazzi che nonostante sia arrivata questa pesantissima sconfitta sento vicini, poi è una società, non sta a me, io sono uno di quelli, ho fatto 11 partite nel Teramo, quindi ce ne saranno 38 e quindi la società fa le scelte come ha sempre fatto e quindi deciderà, io sono con i ragazzi. Sono con i ragazzi perché credo nella loro volontà anche nelle difficoltà, oggi sembra assurdo dirlo ma veniamo da questa pesante sconfitta, io sono strasicuro che questa squadra lotterà fino alla fine sicuramente per arrivare alla salvezza. Ecco, Campitelli in tribuna ha anticipato ad una domanda se Zauli era a rischio esonero e ha dichiarato di sì. Vabbè, ma cioè vogliamo parlare di che cosa stiamo parlando, cioè è tutti i giorni da quando sono tornato che comunque c'è questa quest'area, sin dall'inizio dove sono stato esonerato dopo 4 partite, io vi ho detto come la penso, a prescindere che io possa andare via stasera, dovete fare il bene del Teramo e tutelarlo il più possibile, perché il Teramo non è Zauli, Zauli probabilmente è una parentesi, i giocatori sono una parentesi, il Teramo rimane e fare questi giochini non porta a nessuno. Oggi siete venuti a Fano, ve l'avevo già detto in settimana, ultimi in classifica e non avete sentito un tipo di contestazione, la squadra ha lottato, ha raggiunto una vittoria, è ancora sotto al Teramo, ma si vive tutt'altra atmosfera. Questa atmosfera forse permetterà al Fano di salvarsi. A Teramo io vedo i ragazzi molto delusi, sono i primi a essere delusi di questa situazione, non si divertono assolutamente. E quindi, a prescindere dai nomi, mi piacerebbe che i ragazzi siano sostenuti e poi criticati dopo, non durante. Ecco, una cosa intelligente Zauli l'ha detta, siamo venuti a Fano, esatto, siamo venuti a Fano facendo chilometri, perdendo tempo e probabilmente l'unica cosa intelligente che ha detto dal suo secondo ritorno a Teramo, non facciamo nessun giochino, dovrebbe sapere più di tutti noi, visto che ha giocato su grandi palcoscenici, che un allenatore che non vince una gara lo si mette in discussione, probabilmente il Teramo lo ha messo in discussione anche troppo tardi rispetto a quanto avrebbe dovuto fare, non ci addentriamo in altre considerazioni, ha detto una cosa giusta, sì, siamo venuti a Fano non per farci insultare da Lamberto Zauli, ci mancherebbe. Allora, a proposito di domande, vado dalla nostra voce del Teramo, Ania Cantagalli, in collegamento. Ciao Ania, perché sei stata tu di fatto a fargli questa domanda? Questo che lui reputa un giochino, noi non giochiamo affatto, mi verrebbe da dire. E probabilmente, insomma, forse lo abbiamo
fatto un po' ingenuo, un po' troppo ingenuo. È ingenuo o fa il furbo? Diciamo, secondo me ha provato a spostare l'attenzione dai veri problemi del Teramo ad altro, anche quando incolpato, tra virgolette, l'ambiente teramano di essere poco caloroso, di sostenere poco la squadra, privilegiando quello di Fano dove lui vive, ha provato a spostare l'attenzione altrove. Mi sembra di ricordare da molti anni a questa parte che i tifosi teramani, soprattutto quelli di curva, prima di tutti gli altri sostengono la squadra, e poi in caso di periodo assolutamente negativo come sta vivendo adesso il Teramo, ci sono state sì anche delle contestazioni, ma ricordiamo contestazioni due in questa stagione assolutamente pacifiche. Quindi questo tentativo vano di spostare l'attenzione altrove, io invece andrei più che altro a sottolineare i problemi del Teramo sotto la gestione Zauli. Poi possiamo anche parlare del Teramo sotto la gestione Nofri, però in questo momento mi pare che stiamo parlando di lui, quindi sono due tipi di gestioni diverse con problematiche differenti. Non credo che si sia fatto nessun giochino. Sono d'accordo con il presidente Campitelli quando oggi ha detto che ognuno debba prendersi le proprie responsabilità. Non avendo vinto 12 partite, cioè non avendo vinto mai in 12 gare, perché comprendo anche quella di Coppa Italia che è finita con un pari al 90esimo, è difficile parlare di altro, ecco. È difficile puntare il dito su altri. Penso altro che bisognerebbe guardarsi prima dentro. Sì, come l'hai trovato oggi invece il successore Ugo Lotti? Che conferenza stampa ti è parsa quella di questa mattina? Chiaro che è ancora presto per conoscerlo a fondo, però insomma una prima impressione ti chiedo. Ma guarda, ti dirò, a me ha fatto un'impressione positiva, per quanto può valere il mio... Mi ha anche ricordato le parole di Federico Nofri, sto fuori, esattamente come Ugo Lotti in quell'avvio di stagione. Hanno un elemento che al Teramo in questo momento manca, la rabbia, e che ieri abbiamo visto io e te, tutti quelli che erano a Fano e anche quelli che hanno visto la partita da casa. Il Teramo non ha avuto assolutamente aggressività né rabbia, ed era solo il Fano a giocare una partita salvezza fondamentale che poi effettivamente ha vinto. Quella rabbia che magari Ugo Lotti oggi ha detto di avere in conferenza stampa, spero vivamente che riesca a trasmetterla anche ai giocatori, oltre ad avere magari un ordine tattico, tecnico e quant'altro che manca comunque al Teramo, ma più di altro manca appunto quel mordente che in queste situazioni è fondamentale per risalire la classifica. Perché magari molti giocatori sono abituati a stare più in alto, in posizioni in cui non bisogna lottare con il coltello tra i denti perché c'è il baratro lì vicino. In queste situazioni c'è bisogno di giocare, di scendere in campo davvero con, come si dice, con gli occhi della tigre, con il sangue agli occhi, perché lottare per la salvezza, per non retrocedere, è completamente diverso da lottare, secondo me, per un campionato, anche se poi ovviamente conta solo vincere. Però certo, quando lotti per la salvezza serve mettere in campo tutt'altro, ecco. Magari quel mordente in più, quell'aggressività in più che fino a questo momento il Teramo non ha avuto. Certo. Senti, rapidissimamente, prima di andare in pubblicità, insomma, ha parlato anche un po' di moduli. Ha detto io a Caserta ho giocato col 4-2-3-1, a Caserta ho giocato con il 4-3, a San Benedetto ho giocato col 4-2-3-1, di fatto la difesa a 4 rimane, però diciamo che non si è sbilanciato molto su quello che potrebbe essere l'assetto del prossimo Teramo. No, non ancora. Io credo che nei prossimi allenamenti mi è sembrata una persona molto pacata e intelligente da porsi con umiltà, tra virgolette, nei confronti comunque di giocatori che deve ancora comprendere fino in fondo. È chiaro che, come ha detto lo stesso mister, li conosce, si è informato,
cosa che non è scontata, perché alcuni invece peccano di presunzione e pensano di conoscere a prescindere i giocatori, anche magari non, anche magari indicandoli in sede di mercato, però forse non li conoscono fino in fondo. E, lui ha avuto l'umiltà di dire, di porsi di fronte a una squadra dicendo: sì, ci sono determinati moduli che io preferisco, però vediamo qual è il migliore a seconda delle caratteristiche che ho davanti, che mi sembra il modo migliore di porsi di fronte a una squadra che ha sì problemi mentali in primis, perché basti pensare ogni volta che il Teramo prende gol che sparisce mentalmente dalla partita, ma ha bisogno soprattutto di una persona di polso che dalla panchina indichi la strada quando la strada stessa si fa più complicata, e quindi c'è bisogno di lavoro settimanale, come dice lui, perché credo che sia il principio fondante dove basare appunto la rimonta, la risalita, e poi da lì penso che sarà lo stesso Ugolotti a scegliere il modulo migliore per il Teramo, non di certo per Ugolotti. Grazie Ania per essere stata in collegamento con noi, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Oh, mister, però ci scrivevano, se vogliamo anche giustamente, sì, cambieranno anche gli allenatori, però la squadra è sempre quella. Cioè, non è che, cioè, un allenatore subentrato, che subentra, cosa può fare? Beh, cosa può fare? Cioè, avrà 29 giocatori, 28 giocatori. Sì, tanti. Quando ce n'è già 25, 26... Cioè, per fare le partite 11 contro 11 nell'allenamento, 25 va bene, 26. Però il problema è questo, che il presidente è stato mal consigliato all'inizio del campionato e mal consigliato anche nella campagna che ha fatto adesso a gennaio. A proposito di consigli, oggi il presidente Campitelli, nell'intervista che abbiamo realizzato con lui, ha parlato di saper ascoltare. Ha parlato e ha detto delle cose interessanti, te le faccio ascoltare, sì. Le commentiamo perché voglio un tuo parere, sì. Perché rientrano in quel discorso che stavi facendo tu, sì. Sentiamo il presidente Campitelli. Ma quando hai dei collaboratori devi anche ascoltare, se oggi non per scaricare nessuno, ma Ramia, se avessi ragionato da come forse dovevo fare, io Zauli non tornava a Teramo, ma non perché ce l'avessi con Zauri, perché reputo che lui fosse un allenatore di Serie B, non di Serie C, per una sua mentalità un attimino meno invadente, un allenatore che forse giocando in categorie tanto in Serie A ha preso una mentalità non troppo di fame che serve con i ragazzi della Serie C. Quindi è pentito di aver ascoltato troppo? Ma non pentito, forse la mia esperienza doveva prevalere sull'ascoltare, perché qui ho fatto un errore, perché lì ci serviva un allenatore con più esperienza per poter far sì che avesse potuto dare alla squadra quello che serviva, una tranquillità, una consistenza e un modo di giocare un attimino più compatto. Vedi, faccio un esempio, vedi l'Avellino, vedi il Trapani, che nelle ultime partite ha fatto punti come non li ha fatti le prime in classifica. Tu hai visto ieri Cuttone, giusto, era l'allenatore del Fano, con quale rabbia il Fano aggrediva su ogni pallone. Noi questo ieri non ce l'avevamo, ci hanno dissossato. E questo spera che possa portare adesso Ugolotti? Io lo spero francamente, altrimenti il bilancio è disastroso, perché vuol dire che abbiamo completamente sbagliato a prendere i calciatori. Io sono convinto il contrario, penso che noi non abbiamo una squadra così disastrata. Io penso che forse ieri i ragazzi hanno risentito del grosso sforzo che hanno fatto mercoledì
giocando con l'Ancona, e forse lì un po' di turnover in più bisognava farlo, cioè far fare a Sansovini 120 minuti io credo che sia stato un errore, ma questo è un mio parere che poi non ha nessun riscontro, ma quei 4-5 giocatori forse potevano farli riposare da poter poi andare lì e giocarsi la partita. Credo che già un'altra volta noi abbiamo giocato la partita di Coppa e abbiamo poi perso categoricamente per questa motivazione. Però tutto quello che oggi dico è tutto sballato, inutile. Quando si dice che è un Torazio, che sicuramente forse poteva restare. E ieri doppietta? Poteva restare, benissimo. Ieri doppietta, che cosa dobbiamo dire? Io mi posso assumere una sola responsabilità per quanto riguarda Croce, perché a me tecnicamente non mi è mai piaciuto. Quindi per me una punta deve anche saper giocare a calcio. Per me Croce non mi ha dato questo, io mi assumo tutte le responsabilità. Questa è solo una parte, poi ne sentiremo anche un altro paio. Hai sentito la prima parte, mister? Dice, quando hai dei collaboratori, la cosa migliore sarebbe saperli ascoltare. Io l'ho fatto, probabilmente però la mia esperienza avrebbe dovuto suggerirmi in alcuni frangenti, probabilmente ce lo aggiungo io e vincendolo dal concetto, la mia esperienza mi avrebbe dovuto suggerire di tapparmi le orecchie e decidere con la mia testa. Ma io ho una risposta da dare, è questa. Quando stavo a Francavilla, per fare un'idea, c'era il presidente Luciani che quando prendeva un giocatore c'aveva Castellani, direttore sportivo, Repetto, c'era Gildo Valle e Rodomonte, e sapevano vita e miracolo di ogni giocatore che prendeva, pure se andava al bagno. Capito? E più lui... No, si fidava al 80%, perché poi telefonava pure lui per avere la certezza se un giocatore stava bene o male. Certo. Oh, e se sbagliavano pagavano i suoi collaboratori. Certo. Allora, io dico, di chi si è fidato il presidente a prendere questo giocatore? Chi li ha consigliato? Chi è stato consigliato male? Perché mentre Capuano a Modena ha portato due giocatori, non è... e Diop, che avevano giocato nelle loro squadre d'appartenenza più di 20 presenze, quindi erano allenati e quindi sono venuti, si sono incastonati nel concetto della squadra, nel telaio, e quindi stanno a dare i frutti. Noi abbiamo preso giocatori che sono infortunati, cioè sono arrivati addirittura, si sono curati proprio nella cosa sanitaria di Teramo, quindi un certo come Jefferson, come gli altri, il portiere che ancora non si sa come sta, e, insomma, ha diversi infortunati. Io mi devo rinforzare e prendo gente infortunata. Cioè io chi è che l'ha consigliato? Ma quindi secondo te... Io l'anno che andai via dal Teramo, perché uscii, io al presidente ho dato un plico di oltre 50 relazioni, 40 relazioni di giocatori che mostrano a giocare in Serie B. Ce ne dici uno? Alcuni in Serie A, e lui lo sa perché poi non sono stati valutati. Me l'ha detto, quindi è che io sono soddisfatto per quello che mi ha detto. Ho capito che non poteva muoversi. Quindi, giunto a sto punto, io il Teramo ce l'ha, ha osservatori che vanno a vedere l'interregionale, che va a vedere la C, che va a vedere la B, no, non ce l'ha, perché se no non si trovava a sto punto. Diciamo di prendere giocatori sulla carta. Però poi noi invece di rinforzarsi siamo indeboliti, questo è il discorso. Poi parliamo su Ugolotti. No, io ti voglio solo chiedere, perché poi mi devo fermare per la pubblicità, ma poi ne continuiamo a parlare. Quindi ripartiamo dal discorso iniziale. Un presidente fino a che punto deve ascoltare e quando deve fermarsi e decidere con la sua testa? Ma lui deve decidere con la sua testa, perché lui caccia i soldi, comanda lui. Cioè, il calcio è una macchina, diciamo, che deve essere perfetta, la società. Deve avere persone, gente che praticamente è competente, che lavora nella società e che capisce calcio. Cioè, non che fanno le appiaggerie, ruffiani intorno. Deve avere personaggi
professionisti, perché il Teramo fa il professionismo, non fa il dilettantismo. Quindi deve avere persone fidate che quando sbaglia li devo cacciare, però. Capito? Assolutamente. È gente pulita, ecco. Assolutamente. Con tutto rispetto, questa non è che voglio dire che c'è gente che non è pulita, però no. Non ha, secondo me, ho capito, sono le caratteristiche che dovrebbero avere. Cioè, poi il progetto deve dire cosa vuol fare, ecco, che ambizioni ha, e in base a quello deve fare anche vedere oltre gli allenatori sono capaci o no a fare una cerna di 4-5 e vedere poi scegliere chi è il migliore per il progetto, ma anche dei manager deve fare la stessa analisi. Certamente. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Come detto, si è chiusa l'era Zauli, ma non senza qualche stilettata del presidente Campidelli all'ormai suo ex allenatore. Ci ascoltiamo che cosa ha detto su Zauli. Zauli, purtroppo, e ieri non mi è piaciuto, perché per mille ragioni, ma non senza fare polemiche di nessun genere, è andato via un attimino arrabbiato, ma senza che sapesse di niente, e quindi ha fatto un gesto non corretto verso un tifoso. E forse era molto nervoso, poi ho sentito che ha chiesto scusa e quindi questo gli fa onore, ma io penso che Zauli forse ieri doveva dare le dimissioni, e poi può darsi che io gli avrei dato tutto quello che deve prendere da qui alla fine, però era un gesto corretto verso una società che lo aveva anche richiamato e quindi che forse non aveva sbagliato nel toglierlo all'inizio. Invece lui ieri ha preso per i fondelli la società e credo anche i tifosi, perché nel dire che questa squadra ieri l'ha vista in un modo e che forse il pubblico ha applaudito dal primo minuto alla fine, io penso che anche i nostri tifosi hanno sempre applaudito la squadra dal primo minuto fino alla fine, non ha mai fischiato Zauli dal primo minuto alla fine, forse lo ha fischiato vedendo certi atteggiamenti, vedendo delle determinate cose, quindi io penso che ieri lui, che è un allenatore che penso che sapesse che se perdeva la partita la sua fine era quella, ma era evidente che non è che si potesse fare. Io gli ho dato tutte le possibilità, gli ho fatto rigestire una squadra completamente nuova, cioè io che cosa mi posso rimproverare? Di nulla, perché dice che cosa vi serve questo, benissimo, quello, benissimo, ok, facciamo questo investimento, benissimo, e poi non puoi dire un giorno prima, dice questo, hanno preso due attaccanti, Fioretti e come si chiama? Hai sentito? Si è interrotta sì, in un corso d'opera. Rimprovera Zauli il fatto di aver detto un giorno prima della partita, loro si sono rinforzati, loro hanno preso Fioretti e Germinale, ma e noi te l'abbiamo proposto, tu non li hai voluti. Una cosa solo però, non ci convince questo fatto di se dava le dimissioni lo finivo di pagare. Io no, ma ci credo poco. No, che se Zauli avesse dato le dimissioni. No, ma Campidelli sotto sto profilo mantiene quello che dice, insomma. No, va tranquillo. Il problema è questo, che quando lui scelse Zauli, però ricordiamocelo, il presidente se lo deve ricordare, che disse dopo varie scelte, sì, ho fatto colloquio con diversi allenatori, per me l'ideale è Zauli. Sì, no? Sì. Disse questo. Si possono sbagliare delle valutazioni. Oh, bravo. Disse, infatti, il fatto che lui si sia risentito, non so se lui mentre faceva l'intervista non sapeva di essere esonerato. Zauli? L'avrebbe scoperto dopo poco, ma ecco. Allora, chiariamo. Sì. Perché oggi Ugolotti, a precisa domanda, ha di fatto ammesso una cosa che era nell'aria,
che avevamo saputo per vie traverse, e cioè che Ugolotti era stato contattato dopo la partita di Coppa Italia tra Teramo e Ancona di mercoledì. Ma Ugolotti la squadra l'ha vista giocare. L'ha vista ieri. Quindi l'ha vista in partita, quindi già sapeva che poteva già il contratto in mano in pratica. Esatto, cioè o meglio, non proprio il contratto in mano, ma quasi, nel senso che questo contatto di mercoledì di fatto lasciava una spada di Damocle sulla testa di Lamberto Zauli. Questo è bisogna che sia chiaro. Sì. Ma a proposito di Fioretti, Germinale, insomma, su queste dichiarazioni che insomma, al presidente Campitelli non sono piaciute, ti faccio ascoltare che cosa ci ha detto ieri sera Giordano Fioretti, sì, a Fano, dopo la partita. Dura 20 secondi, è un passaggio della sua intervista, lo ascoltiamo. E poi se mi metto... Ma secondo me abbiamo fatto la partita noi, loro hanno giocatori importanti, e l'ho visti, secondo me abbiamo messo più un mordente noi, a differenza loro, e poi questo è importante, insomma. Io sono stato anche contattato dal Teramo a gennaio, però non, sicuramente non hanno creduto in me, semplicemente per quello. Io avevo dato la mia disponibilità, poi mi ha chiamato il Fano e ho scelto il Fano, perché mi ha voluto seriamente, il Teramo no. Più chiaro di così, ha detto, io avevo dato, il Teramo mi ha contattato a gennaio, avevo dato la mia disponibilità, poi evidentemente non ha creduto in me, il Fano ci ha creduto fino alla fine, e io sono andato a Fano a quel punto perché c'era una squadra che mi voleva e una che non sapevo se mi volesse oppure no. Il che fa il paio con le dichiarazioni di Campitelli, che dice Zauli non l'ha voluto, non li ha voluti questi giocatori. Fioretti poteva essere un giocatore importante in questo momento? Ma senza dubbio, ma anche Germinale la stessa cosa. Cioè, i giocatori sono sani fisicamente, che ne possono essere impiegati subito. Infatti col Fano ha fatto già la differenza, perché già con la San Benedettese Fioretti e Germinale avevano messo sotto la San Benedettese, salvate, sì, per rotto dalla cuffia la San Benedettese, perché quello è un campanello d'allarme per noi, perché aveva fatto una grande prestazione in casa e aveva perso 1-0, mi sembra. Però era un risultato bugiardo, quindi noi dovevamo stare proprio attenti a questa partita, perché insomma, adesso sta a un punto, abbiamo fatto risuscitare pure i morti, insomma, no? Perché per la retrocessione, diciamo, e per i playout ci sono oltre più di una dozzina di squadre che sono impelagati fino a... Però vediamo la classifica, sì. Guarda, Mise, ti faccio vedere una, sì, cosa che è interessante, perché insomma un piccolo calcolo noi lo abbiamo fatto. Se andare Arcangeli in giù siamo tutti a rischio, lo dico io. Perché a quanto è la quota salvezza diretta? Per me, cioè, sopra si va, viaggia molto veloce, okay. Sotto pure, è la, quindi, io la penso 44-45 punti si dà la sicurezza. Mettiamo anche 40. 40. Okay. Sono rimaste 40, quindi, quante partite? 15. Sono rimaste 16. 15, 14 partite per il Teramo, 15. Deve avere 15 media. Partite, deve fare 20 punti. Ne abbiamo, okay, fatti 20 al girone d'andata. Sono 25 devi fare. Mettiamo 40, che va sia bene, 40 la quota, anche se per restare fuori dai play-out un po', la vedo un po' difficile. Mettiamo 42, al Teramo mancano 22 punti. Quante partite in casa c'ha? Cioè, adesso noi ci abbiamo, chiedi qualcosa. Il problema vero è che questa squadra dovrebbe fare una media che non ha mai avuto in campionato. Chiedete a Scacchioli se Fioretti e Germinale erano buoni per noi oppure no, ma non è in studio, non possiamo chiederlo in questo momento. Il presidente ha detto che Scacchioli si interessa solo della parte amministrativa, quindi. Il problema, stavo dicendo, è che questa squadra dovrebbe tenere una media punti che non ha mai avuto. Come si fa? Media playoff. Come si fa? Considerando che adesso devi affrontare in casa tutte le più forti. E coi pareggi non si va avanti tanto, perché devi vincere, fai i punti. Abbiamo grosse compagini da affrontare, Parma, Venezia, Pontedera,
prossimo mercoledì, Pordenone, voglio dire. Padova. Padova, Bassano, insomma, tutte squadre, anche lo stesso Gubbio che c'ha 42 punti. Ti faccio vedere l'andamento del Teramo. Ah, San Benedettese, il derby, pure, insomma. Guarda qui. Sì, è stato fuori dalla zona play-out solo... Due volte, quando è due, no. Solamente, di fatto, più o meno, anzi, solamente... Nella o alla seconda giornata è stato fuori dalla zona playout, ma non la consideriamo. Poi c'è stato solo con la gestione Federico Nofri. Grazie, non hai vinto, ha vinto poco, per forza il diagramma è fatto così. No, è stato fuori dalla zona playout solo nella gestione sì, Nofri. Sì, sì, sì. Ma Nofri, tu l'avresti ripreso? No. Ok, perché? Perché no? Non mi piaceva come tipo d'allenatore, perché uno che viene in sei partite, quando ha cambiato 4-5 moduli di seguito, cioè, non mi dà la certezza di una squadra che abbia un'identità. Anche lui ha avuto le idee confuse, poi si è fatto pure cacciare 4 giornate, è un allenatore che deve salvare una squadra, non si può far cacciare così, quindi ha fatto bene a non richiamarlo, secondo me, Campitelli. Ma dopo che anche se c'ha dei tifosi nostalgici, che forse stava simpatico. Ma dopo 14 giorni, dopo che 14 giorni fa la società giustifica la non esclusione di Zauli per un comunicato stampa, ma io credo che siano anche di meno i giorni, dei giocatori tutti uniti per lui, come si può prendere un altro allenatore prima di una partita così importante? Pensate che i giocatori, poi finisce perché il numero di caratteri è limitato, voi pensate sempre che in questa stagione il Teramo ha cambiato allenatore dopo che era stato appena confermato, quindi insomma che sia un'annata particolare. Ma anche il giocatore ne ha cambiati a metri cubi. A metri cubi. A proposito di mercato, ti faccio ascoltare l'ultima clip del presidente Campitelli che parla di Bolla. Non ne abbiamo parlato questa sera, ma di fatto anche lui è stato sollevato dall'incarico e del mercato in generale. Ma Bolla non ho capito chi lo manda, Piccone, come è venuto a Teramo, chi l'ha portato? Questo non lo so. Lo ascoltiamo però. Perché è sceso dalle nuvole. Sicuramente Bolla era di passaggio, perché lui è a metà anno i direttori sportivi, i giocatori di livello, gli allenatori che forse uno voleva all'inizio o meno, non si prendono. Io sono per fare le squadre come ho sempre fatto a giugno, a luglio, non a gennaio. Purtroppo quando quando abbiamo preso questi elementi non è che si potevano scegliere meglio. Può darsi Fioretti o può darsi Germignasi, Germinale, che potevano arrivare a Teramo, però lì è stata fatta una scelta giusta o sbagliata, però è stata fatta, quindi l'ha fatta la società e l'ha fatta l'allenatore, perché l'allenatore, quando sono stati proposti determinati giocatori, non li ha voluti, ma manco li poteva valorizzare come ha fatto ieri prima della partita, in conferenza stampa prima della partita, dicendo si sono rafforzati con questi due giocatori. Tu non li hai voluti, che cosa vuoi da cioè, purtroppo Zauri è quello, è stato un grosso errore prenderlo quest'estate, oggi lo possiamo dire, ma senza che, io gli auguro mille fortune, sicuramente sarà un allenatore di serie B, ma con noi non ha fatto assolutamente bene per la sua non chiarezza di tutto, perché è così, quindi però ripeto, l'abbiamo scelto noi, non l'ha scelto nessun altro. Anche qui qualche stilettata all'ex direttore tecnico, ha detto insomma Bolla si sapeva che era un uomo di passaggio, ma io prendo... Che è un autobus che di passaggio, non ho capito che significa di passaggio. Però prendo, allora, siccome questa è una pillola, ti faccio vedere adesso, che noi abbiamo tirato fuori nelle puntate precedenti, sì. Ma che mano a mano che va avanti il tempo... E riguarda proprio la conferenza stampa di presentazione di fine novembre di Alec Bolla, un passaggio che noi abbiamo rimostrato nelle settimane precedenti, ma che adesso diventa non solo attuale, anche superato nei numeri del presidente Campitelli. All'epoca, ripeto, siamo al giorno
mi pare 21 novembre, della conferenza stampa di presentazione di Alec Bolla. E c'era Nofri sulla panchina del Teramo. Ascoltiamolo. Prima avevamo un direttore espertissimo, e quindi fare il contrario, se quello non, secondo noi non era andato bene, e adesso facciamo il contrario. E lo stesso vale per l'allenatore. Avevamo un allenatore, innanzitutto un grande calciatore, e abbiamo preso lui. Poi se tu ce n'hai quattro, ogni tanto li ricambi a seconda dell'esigenza, no? Perché in quattro si lavora anche meglio, cioè se noi abbiamo avuto questa fortuna, e quindi facciamo a secondo il periodo, no? Cioè, tanto sono sotto contratto, non è che qualcuno non li paga a fine mese, quindi stanno tutti e quattro lì ad aspettare che viene richiamato, oppure il contrario. Sì, sì. Bene, ne vuoi prendere ancora un altro? Io spero che Nofri non vada via, perché sicuramente punteremo con Nofri fino alla fine del campionato. Oh, questa pillola è veramente micidiale. Peraltro all'epoca erano 4, adesso sono 5, quindi diventa, insomma, un turnover potenzialmente infinito. E poi il presidente che diceva ne vuoi prendere un altro, e l'allenatore alla fine è arrivato a febbraio, un altro ci è arrivato a prenderlo. Comunque Antonio, ti faccio una domanda seria. Esonerati, scrivono, presidente, con tutto il rispetto, esonerati pure tu, scrivono da casa. Noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito anche stasera. Ma Nofre e il suo staff lo devono pagare per un altro anno, è vero? Sì, ha un contratto biennale, quindi sì, a meno che non trovi un'altra squadra l'anno prossimo, ovviamente. Sì, se Federico Nofri troverà un'altra squadra, a quel punto c'è non sarà un contratto altissimo. C'è la risoluzione del contratto con il Teramo, però sì, ha un contratto di 2 anni. Cioè, però questo vezzo, diciamo, parlo in generale, non mi riferisco solo al presidente, che quando viene tolto una persona, cioè, non è bello poi parlare alle spalle, no? Cioè, non è bello, non è simpatico, cioè non è professionale il discorso, perché... Tu come lo prendevi? Cioè, io mi ricordo di Lupo quando è andato via, non ha fiatato, non è che ha replicato al presidente dicendogli hai sbagliato tu e via del genere. È stato zitto, ma così si deve fare. Ma anche il presidente, forse preso affranto da questa esperienza, però è meglio il silenzio e d'oro, insomma. Ma tu come lo prendevi, un esonero? Ma l'esonero, se è giustificato dai risultati, Zauli giustamente l'esonero è meritato, perché non ha vinto. E nel calcio chi non vince, come si dice, chi se o vince, perché sennò il dio risultato conta. E chi vince un bel ragazzo. Allora mi dai ragione rispetto al discorso di prima su Zauli. No, come no? Chi vince un bel ragazzo, chi perde, no? Sì. E nel calcio qualcuno sta cercando lavoro, lo chiede al presidente Campitelli, dice: presidente, sto cercando lavoro, ti serve un altro allenatore? Penso che siamo sono battute full. Un po', diciamo. Vabbè, ci stanno, sì. Ci stanno, anche perché poi ripetiamo sempre, sì. Perché comunque siamo in una giornata di esoneri, perché nel pomeriggio è arrivato, sì, anche l'esonero di Massimo. Sì, però non prendiamo le risate, perché se non prendiamo le risate, qua c'è di mezzo che... Però bisogna dire anche che la piazza dobbiamo non salvare, ha... Qua ci dobbiamo salvare, ma più che altro salvare Teramo come città. Dico, la piazza non ha reagito così, anzi, ha reagito, diciamo, da piazza matura, tutto sommato. Sì, sì. Non ci sono state... Si è chiesto solo impegno, e penso che sia anche scontato e legittimo. Anche Zauli non si è comportato bene a rispondere, perché tu sei in piena colpa, nel senso che non hai fatto risultati, ti devi stare zitto e te ne vai. Cioè, non puoi rispondere ai tifosi, perché allora è la fine. Però qua dobbiamo pensare adesso a Teramo, adesso lasciamo perdere Campitelli, i giocatori, il manager. Qua dobbiamo salvare la squadra a tutti i costi, certo. Perché è un patrimonio della città.
perché se torniamo in regionale poi è dura, molto dura. Io penso che noi abbiamo sottovalutato questo campionato dall'inizio, pensavamo che avevamo una squadra fortissima, invece non ci sono resi conto che la realtà non eravamo fortissimi, perché c'erano anche le squadre più qualificate di noi e che hanno lavorato meglio di noi, certo. Sia sotto il profilo degli acquisti e sia come struttura societaria. Quindi adesso dobbiamo cercare, speriamo che questo Ugolotti, mister, faccia un miracolo che apre la testa a questi giocatori che devono andare in campo a onorare la maglia, ma a dare il 100% di quello che hanno le loro potenzialità. Poi le partite si possono anche perdere, però insomma di dare un orgoglio dentro, di una dignità, di dare il massimo di quello che possiamo, perché noi dobbiamo salvarci a tutti i costi. Assolutamente. Anche perché, ma neanche a fare i playoff, perché tanto l'ho detto prima, ci sono tempo da recuperarcene. Adesso però il fatto che diceva la politica è punticino, in casa devi vincere. E non sarà facile. Vediamo rapidissimamente il prossimo turno, Maurizio, e poi chiudiamo, sì. Anche perché alle 22:30, ve lo dico per tutti i tifosi del Teramo, ci sarà la replica della conferenza stampa integrale di questa mattina di Guido Ugolotti, nuovo allenatore del Teramo. Quindi tra poco meno di mezz'ora non cambiate canale, perché rimanderemo, sì, la conferenza stampa integrale. Volevo dire Teramo su Tirol. Una cosa sola, cioè io sono stato a volte criticato, perché io sono un analista, nel senso mi piace vedere le cose, come giocano le squadre, no? Quando ho visto il Teramo, che ho visto molte, molte brutture sotto il profilo tattico e tecnico, sia in modo individuale, di reparto della squadra, ho fatto delle chiose così per far capire gli sbagli. Quindi in pratica non è che ho criticato la Teramo Calcio, neanche ho fatto il gufo, come dire, neanche sono contro il Teramo, ma tant'è vero che quando parlai con Zaul alla festa del Teramo di Natale, Zaul mi diede ragione, mi sì, è vero, le sue analisi. Adesso non è un personaggio che ti puoi giocare per cavartela così. No, però mi disse a curare tutti questi particolari ci vuole tempo e via del genere. Però non mi criticò, anzi, accettò le mie critiche. E invece c'è qualcuno dentro la società che forse no, non gli va bene che io dica la verità. Allora devo fare il ruffiano non lo so fare. Come si fa a smentire un allenatore pluripremiato come te? Lo ricordiamo, sei stato premiato insieme a Tribuiani e Giorgini, e sì, vi facciamo i complimenti a tutti e tre, dal CONI, dal presidente del CONI Malagò. Grazie Antonio Luzzi, grazie per essere stato in nostra compagnia. Il turno abbiamo detto Teramo Sud Tirol. Squadra... Poi ci sarà il recupero col Pordenone e poi il Padova. Sud Tirol, in due parole però, perché devo chiudere, altrimenti mi uccidono. È una partita abbordabile, però dobbiamo stare attenti, perché questa è una squadra giovane, una squadra che corre e ogni anno fa buoni campionati. Quindi domenica dobbiamo vincere a tutti i costi, questo che sia chiaro, perché se affrontiamo la squadra che viene in recupero, il Pordenone. Con una sconfitta in casa, e allora diventa poi difficile pure per Ugolotti. Assolutamente. Grazie Antonio Luzzi per essere stato in nostra compagnia, grazie mister, grazie Maurizio da qui in regia. È tutto per questa sera, ci vediamo martedì prossimo su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre alle 22:30. Tra poco la conferenza stampa integrale di Guido Ugolotti, sempre qui su TV6. Buonanotte. Ciao.